Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità in prima lettura una proposta di legge che prevede che nello statuto della Regione Toscana ci sia un forte richiamo all'antifascismo e alla promozione della memoria della Resistenza. Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea legislativa. All'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra regione. La Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello statuto, della carta costituente dei cittadini e delle cittadine toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte dell'accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. Il Consiglio regionale ha deciso di modificare in prima lettura lo statuto inserendo il richiamo all'antifascismo nella consapevolezza che da sempre la Regione Toscana promuove la cultura della resistenza, la cultura della memoria e anche nel suo simbolo più rappresentativo, il Pegaso alato, ereditato dal Comitato di Liberazione Toscano, il richiamo a quegli anni e alla lotta al nazifascismo. Per questo motivo si è ritenuto opportuno, con una proposta che alla fine è stata largamente condivisa da tutto il Consiglio regionale, di andare ad incidere sullo statuto inserendo al suo interno un richiamo alla cultura della resistenza e all'antifascismo come un valore fondante del nostro ordinamento giuridico. Si è conclusa la prima lettura in aula che ha portato alla modifica dello statuto. L'appuntamento adesso è tra 2 mesi per la seconda lettura. A quel punto la proposta di modifica dello statuto potrà diventare legge di riforma dello statuto e quindi lo statuto della Regione Toscana sarà arricchito da questo importante riferimento alla cultura antifascista. Noi abbiamo convintamente lavorato sia in commissione, chiaramente poi con un voto favorevole in aula, l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando una presentazione di un emendamento, il dibattito in aula, per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo, cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra sconosciuto ancora in quest'Aula, dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione, fatto salvo le esperienze nazionali di antifascismo, di anticomunismo che ogni paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989, ma lo abbiamo fatto senza esito. Si è cercato di innescare un dibattito d'ordine ideologico molto molto triste, molto molto anche parcellizzato con riferimenti e contesti che appartengono sostanzialmente a tutti, come a tutti appartiene la radice antifascista su cui si basa la nostra Repubblica e chiaramente è così sancita nei testi della nostra Costituzione, ma volevamo cercare di far capire che probabilmente oggi la questione, per essere compresa a livello globale, andasse sostanzialmente presa nell'ottica di condannare invece il fenomeno nella sua complessità. L'antitotalitarismo non è soltanto antifascista o anticomunista, assume forme diverse, ma sostanzialmente quest'Aula molto probabilmente voleva operare in tutt'altra direzione. In ogni caso, ci siamo chiaramente anche noi posti in una votazione favorevole, cercando però appunto di capire se era possibile sostanzialmente attualizzare un messaggio che serve per comprendere i problemi del presente e probabilmente anche del prossimo futuro. I valori dell'antifascismo, i valori della resistenza sono dei valori fondamentali per la Costituzione italiana, lo devono essere, lo sono da oggi anche per lo Statuto della Regione Toscana, due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire, la nostra azione di legiferazione. Può essere un dato scontato, ma non lo è, il fatto che abbiamo voluto modificare lo Statuto e inserire questi principi all'interno della Carta fondamentale della Regione Toscana, con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa, vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento, di valori fondamentali che devono guidare il nostro agire. Ricordare, segnare nello Statuto della nostra Regione questi valori è un elemento costitutivo che impegna tutti noi nel promuovere e nel difendere le nostre libertà in un momento in cui la guerra e i totalitarismi hanno dimostrato che, insomma, quello che è successo soltanto
50, 70 anni fa non può essere dimenticato. Abbiamo votato a favore dell'inserimento del concetto, del principio dell'antifascismo nel nostro statuto, perché mai come oggi la lotta ai totalitarismi passa soprattutto dall'aspetto culturale. E l'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche dalle istituzioni. Questo è sicuramente un modo positivo di farlo, di proporlo, anche perché l'Italia deve per certi versi fare ancora i conti con la propria storia, che ormai si può dire non è più recente. Quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia, ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più, e per sottolineare che qualunque rigurgito di fascismo, nazismo, che ancora purtroppo emerge in questa società, deve essere con forza ricacciato indietro. Sicuramente una proposta di legge statutaria sulla quale non potevamo non trovare una convergenza, come già accaduto in commissione. Questo però non ci esime dal, diciamo, fare un piccolo rilievo rispetto alla discussione in aula. Una discussione che a tratti può sembrare quasi anacronistico affrontarla nel 2022 di fronte a una emergenza economico-sociale che tutti quanti ben sappiamo. Però quando si parla di valori condivisi, di una piattaforma, di principi che, come dire, devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani, io credo che, come dire, il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile. Di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione, che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo, avevamo chiesto il ritiro della PDL statutaria per un approfondimento ulteriore in commissione, perché ripeto, laddove si vada a toccare la nostra carta fondamentale credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile. Non ci siamo riusciti, però certamente, ecco, oggi nel 2022 credo che su certi valori fondanti della nostra democrazia certamente non ci possa essere nessun tipo né di dubbio né di contrapposizione ideologica, anche perché, un'ultima notazione, troppo spesso la contrapposizione ideologica dei buoni contro i cattivi ha condizionato fortemente, fin troppo, anche la vita politica, in qualche maniera, come dire, anche sdoganando un po' certi pregiudizi rispetto a aree politiche che oggi, come dire, si propongono invece come legittimamente interlocutori nell'ambito del panorama democratico della nostra nazione. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una legge presentata dal Partito Democratico, primo firmatario il consigliere Andrea Vannucci, per rendere ancor più incisiva la promozione dell'attività fisica tramite la predisposizione di progetti specifici indirizzati a tutte le fasce d'età e ai diversi ambiti di riferimento, da realizzarsi attraverso la revisione periodica dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio strutturato. Sì, una legge approvata all'unanimità, e lasciatemi sottolineare che questo è un aspetto che ovviamente mi riempie di soddisfazione. È una legge che pone l'accento sulla promozione dell'attività fisica sulla prevenzione, come attraverso l'estensione di un modello che nella nostra regione ha di fatto inventato, ha aperto la strada. L'attività fisica adattata è ormai una realtà consolidata nelle nostre città e nei nostri territori. L'obiettivo è quello di allargare la platea, dalla popolazione anziana alla popolazione che presenta delle fragilità legate evidentemente al tema della cronicità. L'investimento in prevenzione è un investimento che ha anche un valore collettivo. Evidentemente il benessere di una persona, se raggiunto attraverso l'attuazione di politiche come questa, è un qualcosa che riverbera positivamente anche sulla collettività e sulla comunità di cui la persona fa parte. Io credo che questo sia un piccolo passo, ma un piccolo passo nella giusta direzione. È un allargamento a quella che era una legge che era stata istituita nel corso della scorsa legislatura dall'allora Presidente Rossi, che riguardava soltanto la fascia delle persone, degli anziani. Adesso il collega Vannucci l'ha voluta allargare a quello che è anche a tutte le altre persone di qualsiasi età. È un po' limitata perché, secondo il mio punto di vista, avremmo dovuto andare a vedere anche quelle che sono poi dopo
le necessità per poter fare l'attività fisica, perché così facendo non si ha una progettualità in questo momento e bisogna anche considerare gli impianti che devono essere messi a disposizione. Per cui mi sarei aspettato di fare una discussione un pochino più lunga, soprattutto in commissione. È stata molto accelerata perché in 2 settimane l'abbiamo avuta 2 volte in commissione, ma sapete benissimo quelle che sono state le difficoltà di queste ultime 2 settimane con tanto di campagna elettorale, votazioni e tutto il resto, e oggi ce la ritroviamo addirittura dopo neanche 2 settimane, ripeto, che è passata in commissione, ce la ritroviamo immediatamente in aula. Avremmo potuto fare qualcosa di molto più completo, di molto più centrato e di dare delle risposte. Questa è un allargamento a tutte le persone che vogliono fare attività fisica, però non si parla né di impianti, non si parla di progetti, non si parla di niente, per cui noi la voteremo favorevolmente, perché comunque si tratta di attività fisica, è un primo passaggio. Aspettiamo poi dopo anche quello che succederà alla Camera, per dove questa modifica della legge per quanto riguarda addirittura lo sport è stata portata all'attenzione prima del Senato e poi della Camera. Insomma, ci sono un po' delle cose che secondo me bisognerebbe più approfondire per quanto riguarda il mondo dello sport in generale, perché credo che abbia una valenza e incida molto in quello che è l'attività e la vita di tutti noi cittadini. Noi abbiamo votato favorevolmente a questa proposta di legge che ha avuto un iter molto veloce in commissione, proprio perché c'è stata unanimità fin dall'inizio della discussione. Riteniamo che lo sport possa essere sicuramente anche inteso in termini di migliorare lo stato di salute delle persone, debba essere inteso anche appunto in questo senso e possa tante volte essere una prevenzione fondamentale rispetto a una serie di problematiche e criticità che, se non affrontate in tempo, potrebbero anche diventare gravi. È un'ottima proposta di legge. L'attività fisica adattata riguarda un numero sempre crescente di persone, perché è rivolta soprattutto alle persone con fragilità, soprattutto anziani o con persone che sono a rischio di patologie. È un'attività straordinaria perché, oltre a promuovere l'attività fisica, insegna anche gli stili di vita, l'approccio all'alimentazione, all'affettività, al buon uso dei medicinali. Quindi c'è tutto un mondo importante dietro a tutto questo, che serve a mantenere in forma e a prevenire patologie. Quindi, come gruppo di Italia Viva, noi ci siamo espressi immediatamente in modo favorevole. C'è da dire però che c'è una serie ed un numero importante di persone di patologie che oggi non hanno accesso a questo tipo di attività, e noi pensiamo, per dire, alle persone che sono state colpite da ictus o che sono colpite da Alzheimer o che sono colpite da Parkinson o che comunque hanno avuto degli incidenti e, una volta finito il percorso di riabilitazione, si trovano fuori, diciamo, dal mondo dell'attività fisica adattata. È una materia sulla quale noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare ad intervenire perché i numeri sono importanti, ma soprattutto perché è giusto che questo sia. Penso per esempio alle piscine. Alle piscine è quasi impossibile poter accedere per queste persone, soprattutto per le persone che hanno avuto ictus e che l'attività motoria in acqua dà tantissimi benefici, perché gli spazi e i tempi sono pochi. Anche le piscine, le strutture che mettono a disposizione corsie, vedono queste corsie ormai impegnate da tanti anni da chi è arrivato subito e che chiaramente non vuole smettere, stante i benefici che questa attività produce. Dobbiamo quindi intervenire per cercare di dare sempre più spazio e quindi maggiori risposte a quelle persone che oggi ne avrebbero bisogno, ma che, diciamo, per mancanza di possibilità fisica non riescono a fare attività. Il Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate, che prevede la cessione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana per assicurare il controllo della società entro febbraio 2023. La votazione si è svolta per appello nominale e su 33 votanti, 21 consiglieri hanno votato a favore e 12 contro. Il piano deriva dalle indicazioni sorte nel dibattito consiliare sulla nuova mission di Fidi Toscana, con l'obiettivo di mantenere una rilevante presenza della regione nella compagine societaria.
Il piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato, quanto agli aspetti programmatori, modificato andando incontro alle valutazioni che sono state compiute dalla Giunta regionale toscana con riferimento a Fidi Toscana, Sviluppo Toscana e anche a IMM Carrara Fiere S.p.A. Da una parte si è registrata la volontà della costruzione di una unica società in house della Regione Toscana che si occupi della programmazione dello sviluppo economico della Regione, concentrando in Sviluppo Toscana questa funzione. Dall'altra parte però c'è la prospettiva contestuale all'alienazione delle quote in Fidi Toscana di arrivare anche a un rilancio di Fidi Toscana mediante la cessione di quote a investitori privati che ne rilancino la mission e inseriscano Fidi Toscana in un programma di sviluppo della regione che però sia differenziato da quello di Sviluppo Toscana. Del resto la legge Madia, ma anche la Corte dei Conti, impone che non ci sia una duplicazione di società partecipate che svolgano la stessa funzione e quindi la programmazione regionale si è orientata nel riconoscere da una parte in Sviluppo Toscana la società in house che dovrà curare in maniera complessiva e generale lo sviluppo economico della regione e dall'altra parte distinguendo le funzioni, la mission e anche la compagine societaria di Fidi Toscana. Questa modifica del piano di razionalizzazione delle partecipate si completa con un richiamo a Carrara Fiere S.p.A. Rispetto alla quale si auspica un'intensificazione del monitoraggio sull'andamento aziendale, ma soprattutto si comporta la necessità di una revisione del piano industriale che sia maggiormente in linea con le potenzialità di sviluppo dell'ente. Guardiamo le partecipate, il tema della partecipate e soprattutto Fidi Toscana. In campagna elettorale si dice che si vuole rendere interamente pubblico il capitale di Fidi. Ora si fa questo cambiamento repentino e veramente drastico di linea e si mettono le azioni di Fidi sul mercato. Ci domandiamo quale sarà il soggetto imprenditoriale in grado di mettere 20 milioni di euro per una società che farà soltanto garanzie di gestione delle garanzie. Ecco, sostanzialmente noi siamo molto perplessi che possa andare avanti una situazione del genere e che possa esserci un futuro roseo per Fidi Toscana. Il Sviluppo Toscana dovrà essere invece la società che prenderà il posto di Fidi e abbiamo anche delle perplessità per quanto riguarda anche la partecipata di Internazionale Marmi e Macchine di Carrara, proprio perché ci sono degli scostamenti significativi rispetto al piano industriale 2021-2024, ma è soprattutto il sistema fieristico che ci mette veramente in preoccupazione perché ogni anno si perdono delle risorse che vanno ricoperte con i soldi dei toscani e non vediamo una visione chiara da parte della Giunta per rilanciare il sistema fieristico così come il settore termale. Si viaggia a vista e si perde tempo e non c'è la capacità di far ripartire la nostra regione come meriterebbe. Il voto di Fratelli d'Italia sul piano di razionalizzazione delle aziende partecipate della Regione Toscana è stato un voto contrario e semplicemente motivato da due aspetti che non ci convincono per niente. Il primo è la totale discrezionalità lasciata alla Giunta e ai soci privati di valutare le eventuali offerte che potrebbero arrivare per l'acquisizione di Fidi Toscana. Non c'è scritto da nessuna parte un criterio oggettivo finanziario in base al quale un'offerta dovrebbe essere valutata congrua o meno. È lasciato tutto alla discrezionalità. E permettetemi, la Giunta regionale due anni fa, la Giunta in pectore, sosteneva la necessità di trasformare Fidi Toscana in una società in house, un anno dopo è arrivata dicendoci che la vuole vendere. Non mi sembra che abbiano proprio ben chiara la rotta da seguire così tanto da poter rilasciare la discrezionalità di valutare le offerte. Il secondo aspetto è che vi è un tecnicismo in uno degli allegati che prevede la vendita di un pacchetto di azioni di maggioranza, misto pubblico-privato, nel quale la Regione si riserva di avere un minimo del 10%. Questo tradotto che vuol dire? Vuol dire che noi potremmo arrivare a vendere sì il 50, il 60, il 70, l'80% di Fidi Toscana, ma la Regione venderne soltanto un 10%.
Quindi potrebbe succedere per assurdo che la Regione Toscana si potrebbe ritrovare un domani ad avere Fidi Toscana ancora di proprietà, ma avendo perso ogni possibilità di determinarne le scelte. Quindi tenendosi soltanto il male, ovvero una società svuotata di obiettivi, di compiti, però al tempo stesso dove non essersi liberata delle azioni di proprietà. Quindi questi due aspetti non ci convincono per niente, motivo per il quale al piano di razionalizzazione abbiamo espresso un parere contrario. La riorganizzazione delle partecipate è un passaggio non solo economico-finanziario della Regione, ma che detta gli aspetti strategici. E dal punto di vista delle strategie che la Regione Toscana ha in mente per il futuro, manca ancora il piano strategico regionale, che è un documento che deve essere proposto a inizio legislatura, che dovrebbe essere anche il documento fondamentale che fa capire quali sono le nostre intenzioni nei confronti delle partecipate della Regione, del loro ruolo, della loro funzione, cosa potenziare e cosa eventualmente dismettere. La questione di Fidi Toscana, ad esempio, credo che sia stata gestita in una maniera non corretta, perché prima si è dato un certo indirizzo nel corso di questi 5 anni nell'ottica di un in-house, quando invece adesso le prospettive che sembrano aprirsi sono completamente diverse. Ecco, questa mancanza di una programmazione e di una linea di continuità ci preoccupa molto. Un non netto, perché noi oggi facciamo un salto nel buio. Si tratta forse, come dire, di un atto che può essere visto con tratti di formalismo, si tratta di codificare una decisione della Giunta che naturalmente è un cambio in corsa rispetto a quelle che erano state precisi impegni di campagna elettorale. Precisi impegni di campagna elettorale, portare Fidi in house che oggi si sono scontrati con, diciamo, una consulenza che di fatto, come dire, ha smentito le indicazioni della Giunta iniziali. Certo è che mentre con l'operazione di Fidi in house le risorse per questa operazione erano certe, oggi noi facciamo un salto nel buio. Anche la prospettiva di sviluppo Toscana, che dovrebbe essere rafforzata come agenzia di sviluppo, oggi è totalmente piena di interrogativi. Tra l'altro interrogativi che sono riproposti anche con forza negli stessi atti della Giunta, nelle stesse osservazioni che sono state fatte ai piani industriali. C'è un cronoprogramma che noi riteniamo presenti forti, non dico lacune, ma quantomeno delle forti discrasie. Un piano industriale di Fidi Toscana che dovrà essere ancora, diciamo, approvato, un CDA chiamato a ridurre i costi. È una situazione estremamente complessa che dovrebbe vedere forse anche un maggior coinvolgimento del Consiglio regionale. La sensazione invece è che molto spesso alcune decisioni, soprattutto quella che riguarda le possibili manifestazioni di soggetti privati che dovrebbero, diciamo, diventare soci di maggioranza di Fidi Toscana e quindi anche, come dire, rilanciare la società, ad oggi come dire, non si vedono. Quindi tantissimi interrogativi, il problema rimane che oggi abbiamo una società che continua però a richiedere esborsi di risorse pubbliche. Quindi tempi e modi ci lasciano fortemente perplessi.